Bentrovati a tutte e a tutti. Quelle che state vedendo sono delle piante di narcisi ornamentali che magari molti di voi hanno all'interno del proprio giardino, ma in particolare volevo parlare del narciso dei poeti, che è il narciso spontaneo che troviamo anche sulle nostre montagne, apparentemente anche molto comune. In realtà non è così. Può sembrare impossibile, ma in alcuni casi la raccolta di pochi fiori, anche di un solo fiore, può avere una ripercussione significativa sull'ambiente. Le piante disperdono i semi per riprodursi e se noi raccogliamo i fiori, ovviamente togliamo la pianta a questa possibilità. Questo può creare anche una serie di ripercussioni successive, ad esempio sugli impollinatori o su quegli insetti che utilizzano la pianta come alimento o come luogo per riprodursi e così via, fino ad arrivare poi all'estinzione. Quest'altra che state vedendo invece è una genziana di Koch, una cosiddetta genzianella. Tutte le genziane erano usate un tempo come piante medicinali, lo sono ancora oggi. Le genzianelle invece delle radici molto spesso venivano utilizzate anche i fiori e le foglie. Il nome genziana, secondo Plinio, pare derivi dal nome di un re dell'Illiria, Genzios, che l'avrebbe per primo scoperta e l'avrebbe addirittura raccomandata per combattere le pestilenze. Queste e molte altre, naturalmente, le piante in fioritura al Giardino Botanico di Europa. Vi aspettiamo!